Ciao a tutti ragazzi, bentornati dagli Asprillas. Come vedete oggi sono solo e quindi ne approfitto per raccontarvi una storia del Parma Calcio che risale addirittura agli albori dell'avventura del Parma in Serie A. Si parla quindi della stagione 1990-1991. La data è quella del 23 settembre 1990. Quel giorno al Tardini si sfidarono naturalmente il Parma e il Napoli. Adesso però vi leggo le formazioni in campo. Il Parma. Taffarel. Enzo Gambaro, Lorenzo Minotti, Luigi Apolloni, George Grun, Rocco De Marco, Tarcisio Catanese, Stefano Cuoghi, Marco Osio, Daniele Zoratto e Alessandro Melli. Il Napoli. Giovanni Galli, Giancarlo Corradini, Marco Baroni, Ciro Ferrara, Giorgio Venturin, Massimo Crippa, Giovanni Francini, Fernando De Napoli, Massimo Mauro, Careca e Diego Armando Maradona. Ora voi provate a immaginare l'emozione che hanno provato i tifosi del Parma quel giorno, quando videro scendere sul campo del Tardini il più grande giocatore di calcio della storia, Diego Armando Maradona. Considerate che i tifosi del Parma erano abituati, con tutto rispetto naturalmente, a giocatori di fascia più bassa, in Serie B, Serie C, e la stessa rosa del Parma era decisamente inferiore a quella del grande Napoli di Maradona. Eppure il Parma riuscì addirittura a batterlo quel Napoli. Fece gol infatti Marco Osio al 64esimo e la partita finì 1-0. Siccome Maradona non c'è più e tutto il mondo sta tributando in suo onore video, commenti, ricordi, ho pensato insieme al mio collega Matteo di pubblicare questo video in cui riportiamo la clip di quella partita. Quindi ci saranno gli highlights, ci saranno quindi i commenti di Nevio Scala e degli altri che hanno preso parte a quella partita e poi ci sarà un'intervista proprio a Diego Armando Maradona, svolta proprio al Tardini. Ecco, abbiamo pensato quindi di ricordare Maradona nella sua comparsata al Tardini, non tanto fortunata per lui, e veramente storica per noi. Buona clip e ovviamente, se potete, iscrivetevi al nostro canale e condividete i nostri contenuti. Ciao Diego! Debole con i cosiddetti deboli, o con gli umili se preferite, e forte con gli avversari di prestigio. Il Napoli è fatto così. Il Parma è umile ma ben disposto ed esercita un sano contropiede. Corre anche dei pericoli nel primo tempo. C'è aria di 0-0, anche se si vede che quando gli emiliani affondano, qualche guasto lo procurano all'avversario. Gli uomini di Scala non saranno delle celebrità, ma sono tatticamente diligenti, veloci e solidi. Già, i soliti ignoti. Non c'è Alemão e non c'è Tridente. Silenzi e in panchina. Scala rinuncia a Brolin. Il migliore attaccante del Napoli è Ferrara, ma Taffarel è formato gigante. Quando nella ripresa il terzino esce per una ferita alla gamba, l'assetto difensivo partenopeo viene modificato. Entra Renica. Arriva il gol del Parma, costruito da De Marco e realizzato da Osio. Un prosciutto da inghiottire colosso. Viene chiamato Silenzi a dar manforte, ma il Napoli si sbilancia in avanti e si espone al contropiede. Insomma, il tridente è cariato ed i campioni sembrano spenti. Fra un tentativo degli azzurri, una parata di Taffarel e un contropiede del Parma, così si va a constatare, come fa l'acciaccato Maradona, che quel posticino nei bassi fondi della classifica con la crisi alle porte fa davvero impressione. Sì, fa impressione perché siamo diventati grandi sicuramente, però ritorneremo al più presto possibile a essere il Napoli forte di sempre, non è grave, non è crisi. A gioco la squadra secondo lei? Sì, sì, sì. A me il Napoli oggi mi è piaciuto fino a tre quarti campo di loro, mi è piaciuto moltissimo. Ma un po' di preoccupazione comunque c'è, ho capito. La preoccupazione è di non poter vincere, questa è una preoccupazione logica, però sappiamo il valore che ha questa squadra, per quello non è preoccupante. Ma siete abituati ai lunghi inseguimenti? Credo di no, è una situazione nuova per voi. No, adesso si deve vedere gli uomini che ha in squadra il Napoli, è una bella situazione come per dimostrare
quanto vale l'organico del Napoli. Senta, ma giocare nelle sue condizioni, lei oggi ha preso altre botte. Beh, giocare, io ho promesso di andare in campo con la sedia a rotelle, mi sembra. Sì, comunque. Non è una bella situazione. Sei d'accordo con questo pensiero? Siamo in perfetta media retrocessione. I miei ragazzi in campo hanno dato un'interpretazione perfetta di quello che avevamo previsto, di quello che avevamo programmato, e quindi il Parma ha vinto meritatamente giocando una partita direi di grande livello. Ecco, nel Napoli ha trovato lei i punti deboli, forse questa squadra senza Lemao ha qualche problema e forse qualcuno ancora non è nella massima forma. Ma certamente Lemao è un grande giocatore, però io credo che il Napoli anche senza Lemao è una squadra temibilissima. Noi abbiamo giocato una gara intelligentissima, credo che anche con Lemao oggi il Napoli avrebbe perso ugualmente.